All'Accademia Fotografica di Modena, 9 studenti si confrontano con i grandi maestri della fotografia italiana. 6 lezioni dedicate ai più importanti generi fotografici. Per mettersi alla prova, migliorarsi e realizzare il sogno della loro vita. Diventare fotografi professionisti. Per me il reportage è un genere del tutto nuovo e quindi ho imparato a poi muovere i primi passi. Del terremoto del 2012 ricordo un mio viaggio brevissimo lì per lavoro. Rivederlo 3 anni dopo, la sensazione che mi ha dato è stata quella di completo abbandono. Le foto che ho presentato e che ho stampato sono quei momenti che mi hanno proprio fatto rivivere l'evento. Ovviamente non è un lavoro così esteticamente fantastico. Sono comunque contento del lavoro che ho presentato. Ma quello che vediamo oggi, che proviene da luoghi di conflitto, piuttosto che catastrofi naturali, normalmente sono immagini che vengono fatte con un telefonino da un qualunque cittadino che si trova lì per caso. Allora la domanda è a che cosa serve effettivamente fare il fotogiornalista, fare della fotografia documentaria oggi? Io faccio fotografia documentaria, quindi oggi parleremo un po' di questo e nei prossimi giorni vedremo di capire che cosa significa. Prima di cominciare volevo che parlaste voi, perché, nel caso siate interessati, perché volete fare la fotografia documentaria, le ragioni personali e perché pensate che sia utile oggi. Mi interessa la fotografia documentaria soprattutto nell'approccio, perché non mi appartiene. Credo che sia la fotografia documentaria sia lo step successivo a quello che diciamo ho già fatto fino adesso. Ed è utile? Secondo me sì. Per chi? Per gli osservatori, per chi e anche per te alla fine. Questo è chiaro, questa è la ragione personale, però la fotografia, diciamo, quella che un tempo si chiama fotografia di reportage, ha anche delle utilità sociali in qualche modo, e se ce le ha quali sono? Insomma, questo mi piacerebbe anche sentire da voi. Ho cominciato con la fotografia in realtà dopo aver intrapreso degli studi di ingegneria che sono stati un po' interrotti. Avevo sempre un po' una passione per la fotografia e per il giornalismo in particolare. Sono stato abbastanza fortunato perché appena ho intrapreso ho lavorato subito per dei giornali nazionali italiani. Alla fine del 2001 mi sono trasferito in Russia, un po' per ragioni personali, un po' per coincidenze professionali. A quel tempo c'era molta richiesta editoriale di soggetti, insomma, della questione in Russia, i nuovi russi, eccetera, eccetera. Poi ho cominciato a lavorare sui progetti miei, fondamentalmente dedicandomi a Russia, spazio ex Unione Sovietica. Il mio approccio normalmente consiste nel trovare una storia che mi appassiona, che mi interessa personalmente. Le ragioni sono varie, cioè leggo un articolo sul giornale, leggo un libro che mi interessa, vedo un film. Io sono Matilde. Non ho mai fatto reportage in vita mia, quindi sono molto curiosa e credo che sia un lavoro importante da affrontare per il discorso della responsabilità. Il fotografo di reportage vede e deve riuscire però anche a raccontare la storia nella maniera più corretta possibile. Tutti avete difficoltà a dirmi sì. Che cosa serve questa benedetta fotografia documentaria? Vi do un indizio. Facciamo così. Un tempo la fotografia documentaria aveva uno scopo, o la fotografia di reportage aveva uno scopo unico, cioè era quello di informare il mondo su quello che succedeva da qualche parte. Era molto semplice, non c'era la televisione, non c'erano i giornali. Per far vedere quello che succedeva da qualche altra parte era necessario che ci fosse un fotografo che andasse, non so, in Vietnam, in Normandia e documentasse quello che succedeva. Questa è una funzione che svolge ancora? Voi la pensate così? Sì, secondo me è un modo proprio di suffare le persone in una realtà, perché alla fine la televisione sì, c'è informazione, c'è internet,
Però rimane tutto un po' superficiale, credo. Ci stiamo avvicinando. Oggi con un iPhone possono arrivare informazioni dappertutto, quindi la figura del fotogiornalista diventa quasi inflazionata per certi versi. Concordo. Ma quello che vediamo oggi, che proviene da luoghi di conflitto, piuttosto che catastrofi naturali, normalmente sono immagini che vengono fatte con un telefonino da un qualunque cittadino che si trova lì per caso. In realtà l'informazione oggi è estremamente disponibile. C'è una sovrabbondanza di informazione e di immagine che è vastissima. Quindi io personalmente mi interrogo spesso nel momento in cui decido di andare a fare una storia, a che cosa serve? Io in realtà mi sono dato una risposta sul perché questa cosa ha ancora un significato. Non mi ritengo più una persona che deve informare il mondo, ma mi ritengo una persona che deve incuriosire il mondo. Non informare, ma incuriosire. È una bella scommessa. Per fare questo ovviamente serve un maggiore approfondimento, è necessario conoscere probabilmente il soggetto un po' meglio, essere un po' più documentati sulla storia e quindi avere la possibilità di andare oltre quello che arriva dal cittadino col telefono in mano. Se ci fate caso, in tutta la fotografia documentaria di oggi, i lavori migliori, i lavori più significativi sono quelli in cui il fotografo, l'autore, conosce bene l'argomento. Veramente finito il tempo in cui il fotografo saltava da un posto all'altro e portava indietro 4 foto, 5 foto, anche magari eccellenti, ma insomma non è più il lavoro che mi sento di consigliare a chi decide di intraprendere questa professione. E il discorso che faccio io è proprio quello di scoraggiare, insomma, questo inseguimento della notizia, della fotografia che apparentemente è facile, del soggetto che si presenta esotico all'apparenza, mentre invece è più efficace alla lunga durata, sul lungo termine, concentrarsi su qualcosa che si conosce un po' più profondamente. Lui ha fatto questo schema dove appunto ci dà quasi passo dopo passo quello che dobbiamo fare per riuscire a raccontare una storia a livello personale. Diciamo che dividiamo il processo per costruire una storia in 3 parti. Dovete trovarvi una storia e insisto sul fatto che la storia che dovete trovare non è una storia che piace a tutti, è una storia che piace a voi, ma che vi piace tanto. La ricerca è indispensabile, cioè dovete scoprire tutte le informazioni possibili sulla storia che volete fare. La scelta del modo è altrettanto importante per evitare di essere uno ripetitivi, perché di Cartier-Bresson ce n'è stato uno e non vale la pena di farne un altro. Quindi cercate di trovare un modo che sia personale e questo vi succederà se avete una storia che vi appassiona e di cui sapete tanto. La cosa più interessante è stato appunto questo ribaltamento della mia idea di reportage in generale. È veramente importante scegliere un soggetto, una storia che ci interessa a noi personalmente prima che possa essere interessante per qualcun altro. Poi comincia la fase, diciamo, durante, che apparentemente è quella più che crea più tensioni, cioè dovete andare in un posto, fare le foto e in questo caso dovete cercare di essere il più coerenti possibili con quello che avete deciso. E allo stesso tempo dovete essere pronti a cambiare opinione, perché forse vi siete sbagliati. Quello che mi ha colpito di più è stato il fatto che lui ci abbia detto di vivere la vita. Alla fine la fotografia è anche questo. A me questa cosa piace molto. Non ti dimenticare di vivere vuol dire che non tutta la vita è fatta di cercare di fare delle fotografie. Ci sono dei momenti, anche mentre lavorate, che sono più importanti della foto. Vale la pena anche di andare a mangiare con le persone, vale la pena di andare in piscina, vale la pena di fare una passeggiata. Queste sono tutte cose che nelle vostre fotografie verranno fuori. Dopo tutta questa cosa qui, normalmente si scelgono le foto, si dorme con le foto, nel senso che dovete far passare un po' di tempo, probabilmente la prima scelta non è sufficiente, dovete ragionare, dovete capire come volete dire le cose, che cosa volete dire. Ci potrebbe essere anche un punto 4, che è quello della divulgazione poi di quello che hai fatto. Sì, cioè prima, per chi faceva la fotografia di reportage, il referente di fatto era il giornale. Nell'arco di questo decennio, diciamo,
cose sono molto cambiate perché i giornali, il mercato dell'editoria si è ridotto, però allo stesso tempo c'è una, le opportunità si sono moltiplicate perché non ci sono più solamente i giornali, ci sono delle istituzioni, ci sono le fondazioni, ci sono i premi, e di conseguenza i fotografi devono un po' reinventarsi, insomma, quindi devono trovare le storie da soli, devono trovare il modo di finanziarle da soli. Quindi in realtà c'è un'autonomia maggiore, il problema diciamo è un po' più a monte perché bisogna cercare di capire chi cacchio vi darà i soldi per fare queste cose qui. Sono Giacomo, ho 21 anni, sono nato a Siracusa e attualmente vivo e studio a Torino, ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione. Il mio rapporto con la fotografia va avanti da qualche anno, è diventata proprio la mia quotidianità, il mio vero e proprio esercizio quotidiano. Mi piace sempre lasciarmi stupire da ciò che succede negli eventi e da determinate situazioni, trovare delle composizioni in breve tempo. Ho un approccio molto vicino a quello del reportage, mi ispiro a maestri del reportage. Il 35 mm è un po' la dimensione che ho trovato e lo tengo quasi sempre. Partecipare a Photo Factory è stato un richiamo molto naturale. Vivere di fotografia è appunto l'ambizione massima, non credo solo per me, per tutti qui. Sembra che siate ossessionati dalla necessità di fare delle buone foto, cosa che non è più indispensabile. Insisto sul fatto che la progettualità e l'idea della storia che avete in mente è mostruosamente importante, quindi trovo delle difficoltà a giudicare anche delle foto che sono certamente buone come questa, ok? Parti da qua, hai cominciato la tua shopping list, poi dopo devi fare tutti gli altri pezzi. Questa è bella, ma perché qui, cioè, non so se si capisce la differenza. Cioè qui l'intrigo è immediato. Di questa cosa dici intanto perché tu stavi qua dentro in questa macchina? Poi che cazzo di macchina è? Da quanto tempo sta parcheggiata questa macchina? Di chi è? Che cosa è successo dentro? Cioè sono tutte domande irrisolte e che la fotografia non deve risolvere ma deve incentivare. Gli sono piaciute delle immagini, questo è gratificante, molto gratificante, e ha detto che sono appunto devono essere il mio punto di partenza. Sono Chiara, ho 27 anni e vengo da Livorno. Nella vita mi sto occupando di fotografia, sto cercando di renderla un mestiere. In questi anni mi è venuto un po' anche spontaneo muovermi sulla pubblicità, in special modo nell'abbigliamento, però non sono una vera appassionata di moda, non sono sicura sia la mia strada. Quello che mi manca è proprio iniziare a liberarmi e a provare se per davvero questo è un mezzo che mi può offrire una possibilità di esprimermi. Spero di trovare un campo in cui questa passione, perché io ho passione, spero che possa anche diventare un lavoro. Vabbè, qui si capisce di cosa si parla, però sono delle foto molto molto deboli. Sì. Alle volte i contenuti delle fotografie sono, diciamo così, significativi e forti a prescindere, quindi dall'impressione che semplicemente il fatto che ce l'abbiate inserito, qualunque sia il soggetto, rende la fotografia interessante. E invece no. Io le trovo anche quasi un po' fastidiose nei confronti dei soggetti. Può essere che non si vedano le foto, però non volevo mancare di rischio. Cioè, no, ma ho capito che non volevi, cioè non ho dubbi che tu avessi le migliori intenzioni. Io faccio teatro, colore, siamo in 80. E cioè quello che voglio dire io è che io se lui è così non mi devo fare problemi a descriverlo così, cioè io ho ragionato proprio al contrario di come l'hai descritto lui. La questione è che quella foto è brutta. Normalmente quando noi siamo attratti da una fotografia è anche perché la bellezza è il vettore con cui tu riesci a comunicare un messaggio. Ok, non te la vedi, No, ma non sono arrabbiato, mi dispiace. Scusa. Mi ha fatto più che altro capire quanto devi rapportarti a degli argomenti che ti interessano,
Però a volte star lì troppo vicino, sei talmente in relazione con quella persona che non hai pensato a metterti nei panni del lettore. La lettura dei lavori che hanno portato, quelli che un po' secondo loro li rappresentano, c'è un errore abbastanza comune, cioè quello della mancanza di progettualità, della mancanza di seguire una storia in maniera determinata, tenace. Mi è sembrata di più una raccolta di immagini più o meno belle, con più o meno coscienza di quello che si è fatto, però in generale manca la capacità di costruire un piccolo progetto. Sono Chiara, ho 22 anni, vengo da Carpi, ma vivo a Berlino da 3 anni, dove studio fotografia. Le mie fotografie sono tutte in bianco e nero, sono tutte analogiche. Io mi sono innamorata della camera oscura, di quello che va dallo sviluppo alla stampa. È un luogo nel quale mi piace stare. Sono molto affascinata dal corpo come oggetto visivo. Non ho un'aspirazione, un punto di arrivo chiaro. Sono in un momento della vita di ricerca quasi ossessiva. Dai, forza. È tutto molto incerto, non ci sono delle grandissime foto, non si capisce bene di che cosa stai parlando, c'è molta incertezza nella costruzione del racconto, nella modalità di linguaggio. L'unica cosa che si capisce è che hai un'attrazione per queste cose vagamente intime, cioè non è che questa è una brutta foto, è una foto gradevole, ma sai quante ce ne sono così? Tonnellate. C'è molta confusione, sono immagini che non raccontano bene, che non si capisce di che cosa si sta parlando, ne sono consapevolissima e sicuramente domani lavorerò su questo. Abbiamo detto che bisogna approfondire, abbiamo detto che non bisogna essere superficiali, bisogna capire bene le storie che dobbiamo fare, eccetera, eccetera, però questo in realtà non coincide sempre con la dinamica del lavoro, insomma, molto spesso ci capita di dover fare delle cose in maniera molto veloce, quindi domani in realtà faremo un esercizio, cioè una piccola pratica dove non dovrà venire fuori il lavoro della vostra vita, dovranno uscire uno, massimo 5 fotografie, dove l'esercizio che dovrete fare in realtà è quello di trovare una formula personale per raccontare una storia che invece non è personale per niente. Visitiamo un evento che è successo qualche anno fa, che era il terremoto che c'è stato in queste zone. Nello specifico abbiamo un po' identificato una serie di paesi, un paio. Un paese che ha subito un terremoto più o meno si sa in che condizioni si presenta, ci sono dei ruderi, delle macerie, ci saranno delle attività che ricominciano a prendere vita, questo è quello che avranno a disposizione. Intanto vi aiuterà Giancarlo, che è un fotografo di Mirandola, quindi fungerà un po' da fixer per voi in questa occasione e gli potete chiedere spiegazioni. È accessibile, diciamo, il centro storico in parte o totalmente? I centri storici dell'insieme dei comuni che sono stati colpiti sono prevalentemente agibili, anche questo di Concordia è percorribile nelle vie principali. Oggi, in questo periodo, prevale la paura che riaccada, la popolazione sta reagendo, cioè com'è? C'è una gran voglia di ripartire, le difficoltà sono tante, ma anche se ci sono purtroppo, come in ogni situazione, i pessimisti, ma la volontà complessiva, da quello che percepisco io, è quella di ripartire. Quando siamo arrivati nel primo paese, a Concordia, ho cercato un po' di lasciarmi proprio contaminare dall'atmosfera che mi ha fatto abbastanza male. Ho sentito piuttosto il peso di quello che ho visto.
come assignment mi è sembrato molto coerente rispetto a una cosa che lui ha detto il giorno precedente a lezione, ovvero un fotografo di reportage, un fotografo documentario che non corre dietro la notizia, bensì fa piuttosto una riflessione su questo che va ad analizzare. Infatti è una cosa di 3 anni dopo. La difficoltà dell'esercizio è anche nel fatto che non c'è un avvenimento in corso, quindi gli studenti devono un po' affrontare anche questa difficoltà ulteriore, cioè non sta succedendo nulla in questi paesi, è già successo, quindi l'importanza di trovare una modalità di linguaggio, una modalità di scegliere esattamente che cosa si vuole fare è ancora più importante. Davide ha comunicato l'assignment, ho pensato che poteva essere per me molto più facile come molto più difficile. Che io, essendo di Carpi, nel 2012, il 29 di maggio, ero qui e quindi durante il terremoto ero a casa mia e ho vissuto il terremoto, ho vissuto le scosse. Avendo una storia personale sarebbe potuto essere più semplice perché sapevo da dove partire, avevo qualcosa di mio, però allo stesso tempo difficile perché insomma ti metti in gioco fattori diversi rispetto agli altri. Inizialmente non avevo trovato nulla, devo dire. Poi sono entrato piano piano nelle scuole. C'era l'idea dell'abbandono, del fatto di lasciare tutto la malora e di fuggire lasciando indumenti, lasciando tutto com'è. Città terremotata, penso inizialmente alle persone che stanno lì e quindi parto con l'idea che voglio raccontare la storia di quelle persone o perlomeno del presente. Poi ho trovato questa vetrina di questo studio fotografico, c'erano ancora delle immagini che il fotografo esponeva, prevalentemente fotografie di matrimoni. E queste immagini hanno completamente stravolto il loro significato, cioè la gioia che diventava dolore, dei sorrisi bellissimi di persone che si erano appena sposate, possibilmente di quel paese, che si andavano a sciogliere. Quella vetrina lì al buio che non considera nessuno per me è diventata molto importante. Partivo proprio dal concetto di ricostruzione e di rinascita. Che cosa dopo un terremoto sorregge, diciamo così, la società, soprattutto in un paese piccolo. Secondo il mio punto di vista è l'ospedale da una parte che dà, diciamo così, un sostegno sia fisico che morale, dall'altra parte è la chiesa.
Sono andata in due posti prevalentemente, nel centro della città, nel borgo abbandonato, in una casa abbandonata. Sono entrata e ho trovato la luce che cercavo e sapevo che l'altro luogo dove sarebbe stato possibile trovare una luce simile era all'interno delle cripte del cimitero crollato. Ho trovato questa situazione un po', diciamo, assurda. Si era creata questa barriera, ovvero delle transenne che delimitavano l'area del cimitero e non si poteva raggiungere le tombe. A distanza di 3 anni i cittadini, cioè, non avevano la possibilità nemmeno di salutare i propri cari. Non avevo assolutamente pensato al fatto che le attività potessero avere un luogo provvisorio così. Quindi mi ha colpito subito quello, l'impatto estetico con questa piazzetta, con tutti i moduli, ognuno aveva il suo modulo personalizzato. È stato tutto realizzato con un cavalletto, prendevo la stessa distanza dagli edifici. Ho lavorato col 28 mm, era un obiettivo che mi permetteva comunque di avere tutta la struttura. Sono stata soddisfatta perché non avevo mai fatto un lavoro del genere, aspettare la luce, cavalletto in bolla, camera, cioè, per me è proprio una rottura del mio cervello. L'idea era quella di analizzare il paesaggio sia dal punto di vista dello spazio dell'uomo e sia dal punto di vista della natura. In che modo reagisce l'uomo di fronte a delle catastrofi naturali come il terremoto e come in un certo senso anche il paesaggio subisce questa trasformazione che è data dalla natura stessa. Editing è stato di 8 foto, da queste 8 poi ne ho tirate fuori 3. Le altre le ho escluse perché erano molto simili o comunque non mi convincevano molto. All'inizio erano 10, stamattina sono diventate le 5, che era il limite massimo che potevamo presentare. In fase di post-produzione ci siamo dovuti concentrare molto sul rendere omogenee queste immagini, appunto scattate durante tutta la giornata con situazioni di luci molto diverse. E a livello appunto di registrazione dell'immagine questa variazione era abbastanza sentita. Quindi si è dovuto lavorare molto sul rendere coerente questa storia anche a livello tecnico semplicemente. No, al vivo non ti serve. È bello sto marciapiede, È stata brava a coglierlo. Bello. No, ma anche di qua mi piaceva. Allora, com'è andata innanzitutto, molto brevemente? Avete seguito le istruzioni? Quelle? Abbiamo provato. Seriamente? Adesso mi mostrate le foto, non voglio che mi diciate niente, voglio solo vedere le foto inizialmente. E poi chiacchieriamo un pochino. Questa al centro è bella. Hai seguito le istruzioni, anche il messaggio mi sembra abbastanza chiaro, sono questi moduli che fungono da negozi temporanei,
hai fatto molto bene, diciamo così, a scegliere un punto di vista, quindi questo fa parte veramente di quello che dicevamo ieri, di scegliere una modalità anche di linguaggio, di decidere come fotografare. C'è anche una discreta attenzione alla luce, nel senso che hai cercato, almeno così sembra qui, o comunque hai selezionato delle foto in cui la luce più o meno era simile. Ottimo. Non rimarrà nella storia della fotografia, non credo. Questo è evidente, però diciamo quantomeno quello di cui avevamo parlato il primo giorno l'hai messo in pratica, secondo me questo è già molto importante. Grazie. Via. Ovviamente l'esercizio era un po' complicato, i tempi ristretti, ci sono delle giustificazioni oggettive. Tirare le somme, qualcuno ha seguito le istruzioni un po' più con attenzione, ha cominciato quantomeno un processo nella ricerca di un metodo. Riduttivo. Vedi che qui qualcosa c'era. Non capisco sempre perché la fai di profilo anziché farla frontale. Davide mi ha insegnato che la fotografia debba incuriosire, che debba essere quantomeno didascalica possibile. Questo è quello che mi ha insegnato lui. Qui c'è certamente una coerenza, nel senso che alla fine hai editato 4 foto che esteticamente funzionano, c'è una qualche forma di messaggio. Per la regola del sii coerente con l'idea originale, diciamo qua ci sei arrivato e in qualche modo l'hai perseguita. Ovviamente la questione del terremoto non si riduce alle foto che stanno dentro lo studio, seppur danneggiate. Però in una giornata come quella di ieri, secondo me è un buon inizio in approccio. L'ho apprezzato come lavoro, ma non ho notato che si sia fatto incuriosire più di tanto, ecco. Che cosa rappresentano ognuno di queste foto per te? Per me c'è la paura di qualcosa di grande, c'è l'andarsene, c'è la natura che ti dice non rimanere qua, cioè sono più forte io. C'è quello che a me faceva tornare a quel momento lì. Questa è brutta. Ok. La togliamo. Queste non sono male. Vediamo anche le altre. Davide ha apprezzato il mio lavoro, ha detto che potrebbe essere appunto l'inizio di qualcosa che funziona, ha apprezzato il mio sguardo e basta, diciamo, sì. Mi ha un po' perplesso questa cosa della mancanza umana, diciamo su 9 praticamente nessuno si è occupato di esseri umani, non era, come ho già detto, un obbligo, però sarebbe stato significativo. Quando il primo giorno vi chiedevo qual è la ragione soggettiva e qual è il valore oggettivo di questo mestiere, cercavo di capire anche se avete ben chiaro che non solo c'è una responsabilità, ma c'è anche una necessità di empatia con quello che fotografate. E questa empatia è in realtà forse uno dei valori fondamentali del risultato di un progetto fotografico. A merito di queste così valutazioni ci sono alcuni di voi che hanno cannato proprio totalmente, ci sono diversi di voi che invece hanno seguito quantomeno le istruzioni. Diciamo, la mia valutazione si basa su chi ha seguito il metodo, chi quindi ha acquisito quelle informazioni di base di cui abbiamo parlato ieri e le ha messe in qualche modo in pratica. Chi ha fatto meglio in realtà... Grazie. Sei chiaro. Sì, chiaro. Perché in realtà hai seguito semplicemente un metodo, cioè sì, hai messo in pratica un po' le istruzioni che avevamo stabilito e il risultato è efficace. Sì, mi ha fatto molto piacere che mi abbia premiato, diciamo. Sì, perché insomma in effetti ero andata proprio, cioè ho fatto uno sforzo in più, non avevo mai lavorato così. Se invece dovessi andare a pancia, lei inconsciamente ha in qualche modo smontato un pezzettino di istruzioni, le ha seguite, ma ha costruito una piccola storiella, diciamo così, dove è un inizio. È un primo approccio dove un po' le istruzioni, un po' la sensibilità personale si sono mischiati. L'introduzione è stata se dovessi andare a sentimento, a pancia, non so, sceglierei quello di Chiara, quindi ovviamente mi ha fatto piacere perché io lavoro molto sull'emotività, quindi vuol dire che un minimo ci sono riuscita. Che altro vi volevo dire? Così, cercate di essere empatici, cercate di appassionarvi. Cercate di trovare qualcosa che vi stimoli, che vi piaccia, che vi emozioni.
Cioè, il mondo è curioso, insomma, ci sono tante cose, è variegato. E sta a voi poi andare a cercare le cose che vi attraggono di più. Non è un... cioè, non ve lo imporrà mai nessuno di fare il fotografo, insomma, per essere chiari. Né nessuno vi chiederà di fare delle fotografie necessariamente. E se non le farete, probabilmente il mondo vi va benissimo senza. Quindi dovete essere voi a dover dire qualcosa, a dover aggiungere qualcosa.